Acqua pura, direttamente dal rubinetto di casa, senza alcun ingombro. È la promessa del Seagull, non un semplice filtro, ma un vero e proprio purificatore, nato dall'esigenza di fornire acqua potabile all'esercito americano in missione, che ora è disponibile per tutti, con modelli casalinghi ed anche professionali. Il Seagull rende potabile l'acqua di qualsiasi origine non salata, fornendo acqua depurata, refrigerata e refrigerata gasata, direttamente dal rubinetto, senza immettere nell'ambiente grandi quantitativi di plastica. Per saperne di più, incontriamo Marta Tudini, titolare della ITS Todini, distributore esclusivo per l'Italia. Il Seagull è il nostro purificatore d'acqua d'uso domestico che noi trattiamo da diversi anni. Ormai abbiamo una collaborazione pluriennale con l'azienda che produce la cartuccia e noi nei nostri stabilimenti produttivi a Pomezia produciamo il contenitore in acciaio inossidabile, quindi lavoriamo anche tutta materia prima di assoluta qualità e certificata, perché ovviamente è a contatto con l'acqua d'uso domestico e deve essere tale. Ma come nasce questa idea di questo purificatore d'acqua che poi si rivela tanto utile per tantissimi motivi? Allora, in realtà l'idea è nata per offrire all'esercito americano acqua purificata in territori contaminati. Quindi è sufficiente una semplice sorgente di acqua naturale che con il modello portatile, che è il primo modello da cui è nato questo prodotto, è possibile avere acqua direttamente potabile. Qual è la tecnologia che rende quest'acqua non solo potabile, ma di qualità? La tecnologia è unica e si basa sulla semplicità, perché è una cartuccia che lavora sulla base della microfiltrazione, quindi lavora in tre stati della microfiltrazione. Il primo, che è proprio quella della microfiltrazione, che è in grado di filtrare fino a 0,1 micron tutte le sostanze batteriche. Perché i batteri hanno una dimensione che va dai 0,5 micron in su, quindi anche solo per una questione prettamente fisica, dimensionale, tutti i batteri vengono trattenuti. Però nell'acqua sono presenti diverse sostanze inquinanti, metalli tossici, sostanze chimiche, che hanno quindi una dimensione sicuramente diversa da quella dei batteri. E allora entrano in campo le altre due fasi della microfiltrazione, che è l'attrazione elettrostatica e l'assorbimento. Quindi queste due fasi consentono la non proliferazione dei batteri e l'assorbimento di tutte le sostanze chimiche e metalli tossici che dovessero essere presenti nell'acqua, generando un totale abbattimento delle sostanze. Quindi dipende sempre dal livello di inquinamento dell'acqua alla fonte, però il Seagull ha dato degli ottimi risultati in termini di analisi. Ecco, al di là dei risultati delle analisi che poi vedremo in un secondo momento, le volevo chiedere quali sono i vantaggi dell'uso domestico e non di questo Seagull? Allora, i vantaggi sono molteplici. Prima di tutto, il Seagull offre la possibilità di avere diverse capacità filtranti, ossia noi andiamo da un ambiente domestico in cui la cartuccia è la più piccola ed è in grado, la più piccola è in grado di garantire 4.000 litri di acqua ad uso potabile, che è stimato intorno a, per una famiglia media di 4 persone, a un anno di erogazione di acqua depurata, con una sola cartuccia, quindi anche un risparmio in termini economici importanti se facciamo il confronto rispetto all'acqua minerale in bottiglia. E dopodiché ci sono altre capacità che vanno quindi dai 4.000 litri fino agli 8, 24.000 e i 100.000 litri, quindi per ospedali, ristoranti, hotel, quindi per strutture che hanno necessità di avere un apporto di acqua più importante. Mi sembra di capire che il Seagull è perfettamente sostenibile. Assolutamente, è perfettamente sostenibile, non ha bisogno di collegamento elettrico, ha delle dimensioni ridotte perché quello ad uso domestico ha una dimensione di 12x13 cm, quindi minimo impatto, minimo ingombro sotto lavello. Permette di non utilizzare assolutamente più bottiglie di acqua sia naturale che minerale. Questo perché? Perché c'è anche il modello che offre la possibilità di avere dallo stesso rubinetto della cucina acqua depurata a temperatura ambiente, acqua depurata refrigerata e acqua depurata refrigerata gasata. Quindi, in base ai gusti e alle esigenze del singolo, il Seagull risponde a qualsiasi necessità.
Per tutti i telespettatori di Rete 8 che vogliono acquistare il Seagull o semplicemente avere delle informazioni in più, cosa possono fare? Allora, assolutamente noi siamo a disposizione, quindi possono o consultare il nostro sito internet www.itstodini.it o telefonare ai nostri uffici commerciali 06 91 05 285, dove le ragazze sono a disposizione, c'è proprio un ufficio dedicato per rispondere a qualsiasi tipo di informazione, sia tecnica che ed economica, oppure scrivere tramite WhatsApp al numero di telefono cellulare qui sovraimpressione. Noi come ITS Todini siamo molto attenti a offrire prodotti di qualità e crediamo fermamente che il Seagull abbia tutte le caratteristiche tecniche per offrire un prodotto e un'acqua di qualità al pubblico. Non ci sono oggi prodotti concorrenti che abbiano le stesse capacità filtranti del Seagull e per questo motivo oggi di nostra iniziativa abbiamo deciso di procedere ad un esame estremo. È un esame estremo ma molto importante, che è quello della filtrazione e purificazione delle acque del fiume Pescara. Dottor Stefano Chiarieri, tecnico del laboratorio LACI SRL, ci racconta tutte le fasi del campionamento che stiamo eseguendo presso il fiume Pescara. Sì, allora, inizialmente abbiamo prelevato l'acqua di fiume tal quale, successivamente abbiamo attraverso una pompa sommersa, successivamente abbiamo fatto fluire l'acqua all'interno del purificatore in modo da farlo gorgogliare all'interno e prelevare all'uscita del purificatore l'acqua depurata. I campioni verranno portati in laboratorio e verranno effettuate analisi microbiologiche, chimico-fisiche. Per effettuare il campionamento abbiamo utilizzato delle bottiglie sterili per non modificare la natura del campione. E dalle rive del fiume Pescara ci siamo spostati a San Giovanni Teatino nei laboratori della LACI SRL per eseguire delle analisi che ci commenterà la nostra Emanuela Prezioso, titolare della LACI. Esatto. Allora, nei laboratori della LACI sono state eseguite le analisi dei campioni che sono stati prelevati sul fiume Pescara con e senza l'utilizzo del Seagull. I risultati dei parametri analizzati sono stati definiti in base al decreto legislativo 31 relativo alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e i risultati confermano l'efficienza dei processi di microfiltrazione, adsorbimento e attrazione elettrostatica che avvengono nel purificatore distribuito da Todini. Ai giorni d'oggi sono molte le tecnologie in commercio volte a potabilizzare l'acqua attraverso l'applicazione di numerosi principi, ma è importante verificarne e valutarne l'efficienza attraverso dei risultati misurabili scientificamente. Per questo motivo il nostro team di tecnici altamente specializzato con oltre 40 anni di esperienza nel settore ha verificato l'abbattimento di alcuni parametri chimico-fisici e microbiologici secondo le più recenti metodiche analitiche e pertanto la loro conformità rispetto ai limiti di legge.
Quindi, per assurdo e volendo estremizzare, potremmo anche bere l'acqua del fiume Pescara filtrata dal purificatore Seagull? Andrebbero effettuate altre analisi, però i risultati effettuati, insomma, in via preliminare hanno dato degli ottimi risultati.